sala dei casi, da mio marito. Ciao. Allora, altro video in collaborazione con la Dream, che ci ha mandato questo Dreambot L10S Pro. Eccolo qua, che lava e aspira e ha 5300 pascal di potenza di aspirazione. E vediamo, perché poi dicono che adesso è uno di quelli più potenti, ecco, insomma. Adesso andiamo ad aprirlo insieme, perché sono troppo curiosa. Sono sempre molto carini questi, e insomma, e lava e aspira, non è male, vediamo. E la qualità del prodotto c'è. Infatti, la qualità del prodotto soprattutto c'è, perché c'è. Comunque la Dream è top. Dai, andiamo a aprirlo, che la confezione è anche super bella fashion nera. Questo qua è un prodotto diverso dal solito, adesso andremo a vedere il perché. Sì, sì, dopo adesso vi facciamo vedere tutto. Aspettate che qua c'è lo scoccettino, così che almeno ci permette di aprire il tacchete. Adesso penso che sia da appoggiare qua il verso giusto, così ce l'ho fatta. Che di solito sbaglio verso. Ecco qua, solito, sempre tutto ben imballato, sempre tutto dentro ben preciso. Qua abbiamo già le istruzioni, scusate qua, così, che c'è anche da mettere dentro, Nika, per togliere più facilitate, ma io andavo a prenderla da parte di niente. Qua che ci sono tutte le istruzioni, anche in italiano, solite cose, insomma, ecco, non mancano mai. Qua c'è un altro fogliettino, qui, poi qua togliamo questo, qua sì c'è qualcosa, ecco qua, qui c'è il cavo. Cavo? Eccolo qua. Ok. Così. Adesso ci sarà un giro anche, vediamo qua, ma no, qua penso basta, sì, infatti basta. Allora adesso c'è lui già, perché poi questo è sotto, lo tiriamo fuori dopo, e tiriamo fuori già il bestione, il bestione con il rotellone, che sento già le carro armato qua sotto, belle tozze. Allora, sì. Mi sembra molto più tozzo degli altri. Sì, questo qua è... Oh, che bello. Siamo avanti come qualità costruttiva, secondo me. Mamma, guarda che bello. Si gira? Un attimo. Ok, vedi subito qualcosa di strano. Qua c'è la spazzola tutta in silicone. Non ha le setole. Non ha le setole. Cosa vedi di strano, diverso dal solito? Guarda cosa ha lì. Ah, è diverso al solito. Vi ricordate quegli altri che vi facevo vedere i mop come erano? Questo guardate, poi vi facciamo vedere dopo. Ha due mop rotanti. Due moccio li chiamano qua. Sì, moccio, sì. Mop moccio. Sì, moccio, però vabbè, gli altri proprio mop, questo qua. Adesso vi andiamo a vedere. Sì. Ah, che li ho intravisti lì. E infatti dicono che che praticamente sale anche sui tappeti. Cioè, mi piace questo. Questo qua è un prodotto diverso dal solito. La spazzola qua in silicone mi pare strano, perché non l'ho mai vista, capito? E guarda che bello che è. Sì, è vero. Qua vabbè, togliamo già i cosi dei sensori qui che... Ah, aspettate, ma lo poggiamo per terra. Voilà. Oh! Guarda. Madonna. Allora, lì davanti hai due serbatoi. Qua, togliamo il coso per i sensori qua. Ok. Qua ci sono i serbatoi, c'è esatto. Quello dello sporco che 450 millilitri contiene, esatto. E quello invece dell'acqua 190 millilitri. Esatto. Dopo andiamo a vedere qua. Insieme, questo dovrebbe essere dell'acqua perché c'è il tappino, esatto, e sì. Questo è il serbatoio che poi toglieremo lo sporco. Ah, si alza proprio tutto il coperchio. Ah, spazzolina. La spazzolina, perché sapete che ve l'avevo già detto, anche la lamettina lì per togliere i vari peli, i capelli, insomma, per pulire, per fare la pulizia delle spazzole sotto. Bello, fischia, mamma, è proprio elegante. È magnetico? Sai che non riesco. Aspetta. Sicuramente. Sì. Magnetico, ok. Sì, aspetta, voglio provare a sì, sicuramente. Sì, c'è. Sì. Sicuramente magnetico. Sì, perché parte si appiccica. Ok, questo l'abbiamo tolto. Adesso questo è quello che mettiamo là contro al muro, che poi vi facciamo vedere, che andiamo a collegarlo, perché sicuramente sarà magari un pochino scarico. Base di ricarica. La base di ricarica, sì. Ah, poi qua, scusate, c'è la spazzolina. Una, wow, che belli, li ho visti, adesso vi faccio vedere. Allora, la spazzolina va, ce n'è una sola, va qua. Aspettate, ho sbagliato qua centrale. E voilà, così. Spazzoletta messa, qui tre ciuffetti. E poi abbiamo, mamma che belli! Top. Ma che meraviglia sono! Io il primo che vedo così, comunque. Non li abbiamo mai avuti. No, così, no, no, zero. Bello qua, guardato. Ma è proprio fatto di spugnetta questo. Ma che belle che sono!
Beh, queste le mettiamo dopo, prima facciamo vedere come va, aspira, poi riempio il serbatoio con l'acqua, li facciamo andare dopo, facciamo un po' di, giusto, fare un po' di pulizia. Ma mi piacciono un sacco. Adesso noi andiamo a sistemarlo là e poi vi facciamo vedere che lo mettiamo sotto carica. Ecco qua, come vedete è là posizionato sotto carica, abbiamo installato l'app. Dream Home App, sì, che è l'app ufficiale, compatibile al 100%, sì, un'alternativa... Potete utilizzare Xiaomi Home. Start cleaning. Yeah. Adesso parlo. Wow. E adesso lo facciamo aspirare. Aspettate che mi sposto. Così almeno. Sul divano e ci gira intorno. Che carino che è. E lui va. Ma sbaglio, qua è anche diverso il disegnino. Sì, perché altre volte, altre volte non era così utilizzavamo carino. Xiaomi Home le altre volte. Ok, vedi che non mi intendo più di tanto. Adesso quindi ci farà sulla, tutta la sua mappatura. Il rumore non è fastidioso neanche in questo. Poi che bello vi sedete, lui fa più bello di quello, ve lo dico sempre. Sta andando sotto al tavolo. Come sempre, tramite app, poi si riesce a impostare tutto, modalità pulizia, solo aspirazione, solo mucio e aspirazione mucio. Dopo si può impostare la modalità di aspirazione, che qua mettete la potenza come volete. E altra cosa importante, si può impostare l'umidità del panno di lavaggio, quindi in poche parole gli si può dire fai uscire più acqua, fai uscire meno acqua. Aspirazione più potente, sentite? Ho aumentato il rumore. Era molto regolare proprio nel girarsi, proprio diverso. Sentite? Messo al massimo, sì che è sprecato perché comunque non ha senso qua da noi, perché comunque non è che c'è giù di tutto. No, anche perché comunque non teniamo pulito, cerchiamo almeno di tenere pulito tutti i giorni. Però sicuramente dopo, quando vi facciamo vedere il serbatoio, qualcosa c'è sempre. Anche perché comunque si vede anche lì c'era un pezzettino, adesso è passato con la spazzolina, uno sporchinino c'era di piccolino bianco, l'ha tirato su. Qualcosa c'è sempre, e il suo lavoro, diciamo che sicuramente comunque funziona bene. È bravissimo andare nei movimenti, va spedito, sì? non è impazzato, una striscia alla volta, ma va avanti. Guardate come è spedito proprio, nel molto veloce, sì. Va veramente, vuol dire che ha dei sensori che comunque funzionano molto, sì, bene. Se va così veloce si non si schianta. Guarda proprio i movimenti che fa. Sì, sì, sì. Poi hai visto che questo è partito da diversamente. Gli altri facevano così in verticale. Questo fa tutto in orizzontale, fa striscia per striscia diversamente. Adesso vedete che da là, piano piano, sta facendo tutta la nostra sala barra cucina. E io ti dirò una cosa, proprio appunto per questa telecamera 3D che ha. Vedi proprio come fa gli ostacoli, li riconosce proprio, vedi, non va neanche contro, non va neanche contro. È proprio grazie a quel riconoscimento che ha avanzato degli ostacoli che per me va così meglio. Non sbatte da nessuna parte. Sì. Senti che non guarda neanche con la sedia, nonostante lui ha i, come che si chiamano quelli lì morbidi, che ammortizzatori. Ecco. Non ho visto una volta sbatterci. No, anch'io. Guarda come gira addosso. Mi gira intorno. Guarda che roba te. Cioè, ti rendi conto? Guarda, spettacolo, è una precisione assoluta. Fischia, guarda come fa, guarda, cioè, guarda, non ha sbattuto neanche contro quella gamba. È per quello che è una cosa, lo vedi, noi che comunque ne abbiamo aperte tante, possiamo, sì, dirlo, cioè la vedi, perché comunque le altre, io ho visto anche prima qua sotto al tavolo, cioè evitava le gambe, ci andava lì, tacche negli angolini, poi tornava indietro, cioè lo vedi proprio che siamo avanti.
Cucane spedito. Riconosco subito la sua cuccia. Che ma impressionante, ne? Veramente, sì. Sono rimasta. La vedi la diversità? Un cucane. Abbiamo notato subito. Sì, subito. Adesso non siamo espertissimi di questi robot, però siccome ne abbiamo ricevuti parecchi, chi lo scrive, ormai voi che ci seguite lo sapete, e abbiamo notato proprio questa differenza. Secondo me, se non è il migliore, merita. È tra i migliori, secondo me, come... Merita proprio, non so come dirlo, cioè adesso non è perché comunque adesso dobbiamo dirlo, perché l'abbiamo notato, certo. Ricevendone parecchi, abbiamo proprio visto... Quando lo metti giù, quando lo fai partire con l'app, che ha un movimento diverso dagli altri. È palese. Posso dirlo. E non sono un'esperta di questi robot, però vi posso dire la differenza, avendoli ricevuto tanti. Adesso tanti. Facciamo ricaricare, dopo proviamo a pulire. Sì. Col mop. Sì. Col mucio. Ecco, adesso lui accuccia, come vi ho detto prima, adesso vi faccio vedere il serbatoio dello sporco. E questo si alza, tacchete, ed è a calamita. Quando lo appoggiate... Proprio si, lo sentite qua che aggrappa perché ha le sue calamite. E il serbatoio comodissimo, non devi stare qua a girarlo a gambe per aria, a ruote per aria, perché comunque questo ce l'ha tutto qua senza ribaltarlo. Qui c'ha il suo. Vediamo cosa ha aspirato di sporco. Infatti sono curiosa. Ecco questo, però c'è qualcosa sempre, c'è, Usti. Guardate. Sì. Mettiamo magari sotto un po' la luce qua. No, no, ma si vede, eh. Fai vedere dentro, sì. Adesso facciamo vedere dentro, dice allora, il filtro. Allora, notare che avevamo un'oretta fa, avevamo spirato, eh. Cioè, la pulizia della casa la facciamo tutti i giorni, non è che, ecco. Oh, scusa, ho fatto uscire un po'. Niente. Ecco, l'ho ribaltato. Comunque qua c'è anche il filtro, qua. Solito lavabile. E qua ha spirato tanta, tanta roba ancora, comunque, che pure, adesso ragazzi, non è che ci abbiamo giù uno schifo in casa, però, vedete che comunque... No, avevamo aspirato. Avevamo aspirato. Perché non pensavamo comunque di fare il video, l'abbiamo fatto così, all'improvviso, ma avevamo appena pulito il pavimento. Vedete, si aggancia come niente, però si vede anche da qua lo sporco, guarda, qualche briciolina sotto il tavolo, si vede che l'ha tirata su ancora. E niente, adesso questo è il serbatoio dell'acqua. Ok. Qua, adesso vado io... Ok. Ecco. Adesso vado a riempirlo con un po' di acqua, poi mettiamo i mop sotto, vi facciamo vedere dopo, facciamo un po' di pulizia col bagnato. Allora, ecco qua, il serbatoio è pronto, ho messo un pochino di acqua, non l'ho riempito tantissimissimo. Adesso andiamo ad inserirlo, tacchete, copriamo ancora quel suo coperchietto, la calamita, tac. Adesso questo, purtroppo adesso devo girarlo per attaccare sotto i due mocetti qua, i due mop. Purtroppo devo metterti a gambe per aria. E qua vedete, semplicissimo, c'ha la sua sagoma. Adesso andiamo a vedere. Ecco, uno. E due. E stava per dire qualcosa, Sì. Sì, ha detto che sono installati. Adesso ecco, sono qua. Entrato nell'app e ho impostato la lingua italiana. Ma vedete, qua si vedono, fuoriescono. Sì, sì, top. Che bello. Adesso voglio proprio vedere come fa. Ma bello, anche, molto originale. Guarda che linea. Bellissimo. Veramente bello. Ok, avvio da app. Sì, vai, vai. Guardate. Inizia la pulizia. Inizia la pulizia. Comunque, entrate nell'app, andate su qua, c'è un mondo da scoprire, potete impostare di tutto. Adesso vediamo. C'è da sbizzarrirsi con le opzioni. Adesso abbiamo collegato il mop. Okay. Adesso vediamo. Lascerà il bagnato. Guarda come girano. Allora, sì. I due mocci come girano. Guardate che spettacolo. Guarda. Veramente bello. Veramente bello. Adesso posso provo a dire all'app di lavare con più acqua. Vediamo. Vediamo, aspetta che grande, non è caduto, guardate che non cade dal gradino, vedete che, vedete come si blocca dal gradino, c'è un gradino di 10 cm lì, aspettate che vado là, vi faccio vedere, guardate il mio piede, qua c'è proprio il gradino, grande, ha rilevato proprio l'ostacolo. Guardate come ha fatto sul tappeto. Sì. Avete visto che li ha alzati? Sì, è quello del discorso che vi dicevo prima, che si alza in automatico perché rileva proprio il tappeto, quei due moccioli che ha rilevato il tappeto, i moccioli si sono alzati. E ci è andato sopra. Vediamo qua. È sceso. Ok.
Okay. Perché c'è un piccolo gradinino anche lì. Scendere, scesa tranquillamente. È salito sul nostro tappeto lì dall'entrata. Guardate, sale di là, sale senza problemi. Guardate, guardate. Si blocca, sale. Che storia! Ma è fenomenale! Ma pensa che è troppo bello! Che volevo fargli vedere. Guardate. È acceso. Ah, guarda. Guardate, residuo sotto. Si vede guardate, qua che dove è passato. Guardate che sposto le mie ciabattine. Sì, sì, si vede benissimo. Anche da qua. Se vedi di qua, guarda amore, si vede proprio la ruotata dei due mostri. Sì, sì. Oh, ma guardate i movimenti fluidi che ha. Fa proprio tutta la... Di qua. E adesso è impostato modalità sul lavaggio, non si sente quasi neanche. Non si sente, no? Zero proprio, cioè... Adesso infatti da qua si vede che ha lasciato tutta la strisciata di bagnato. No. Là dove era prima, adesso ritorna di là. Guardate, ok, sì. Ecco, adesso l'ho preso in braccio, questo topolino. Vi volevo far vedere appunto i due mocci, che un pochino di sporco comunque l'hanno tirato su, nonostante puliamo sempre. Perciò sono umidi, neanche inzuppati, né niente, prende proprio la sua quantità giusta e fa ruotare in terra e lascia la sua pulizia. Niente, adesso lo facciamo tornare a cuccia, lo lasciamo sotto carica. Noi siamo contenti perché comunque abbiamo visto che è diverso dagli altri. Io lo promuovo questo. Anche secondo me. Sì, sì. Dopo vi ripeto, non è che adesso siamo esperti di robot. Vabbè, un po' ne abbiamo visti come funzionano. Però comunque, appunto come ho detto prima, da chi ci segue da tanto lo sa che ne abbiamo ricevuti parecchi. E questo qua abbiamo notato subito la differenza. È molto più professionale. Posso dire questo. Sono sincera. Allora, costa un po' di più, però secondo me li vale. Però lo vedi, vale dei soldi in più degli altri. Come l'abbiamo notato noi, sì, che non sì. Siamo espertissimi, però cioè adesso sì sì. Niente, dai, ringraziamo voi, ringraziamo Dream per quest'altra opportunità, perché comunque cioè, testare le cose è anche bello, provarle. Adesso che arriva Natale, fateci infatti, un pensierino. Se volete, e comunque secondo me chi lo se fate un regalo fate bella figura con sì, questo infatti. Perché problemi secondo me non sì. Ne ha. Poi man mano col tempo la Dream sicuramente rilascerà gli aggiornamenti del firmware. Potrà soltanto che andare meglio e già va bene, perché già va bene. Sì, infatti, poi niente, noi sempre, come vi diciamo sempre, sotto tutto nell'info box, mi raccomando, andate sempre a guardare sotto che vi lasciamo tutto. Acquistabile su Amazon, sì, su Amazon, link in info box. Come sempre, il link dell'acquisto e tutto trovate sempre sotto nell'info box, fate scorrere sempre, andate sotto che lì vi lasciamo sempre tutto. Niente, io vi mando un bacio enorme e al prossimo video. Ciao! Ciao.